Amici sportivi, buonasera e bentrovati all'ennesima puntata di Reunion al Bar che ci tiene compagnia settimanalmente, puntualmente con i miei mitici collaboratori che sono Pietro Tarantino e Carmelo Di Salvo e poi con un ospite d'eccezione. Pensate, questa sera abbiamo il privilegio e l'onore di avere nella nostra Reunion Mirko Spadaro, al quale come staff diamo il benvenuto di cuore. Mirko non conosceva la trasmissione Reunion al Bar e questa sera gliel'abbiamo fatta conoscere. Grande nome del calcio siciliano, perché Mirko, ricordiamolo che insomma, è un professionista a 360 gradi dopo la sua ultima anche esperienza con la Vibonese Calcio. E allora, Mirko, ben trovato. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sono veramente felicissimo di farne parte perché provengo dai dilettanti e ogni tanto trovare amici che vogliono parlare del calcio siciliano mi rende veramente orgoglioso e fiero. Do un bacio al mister Piero Tarantino che da un po' che non lo vedo perché da un po' che lui non si fa vedere. Io lo cerco, ma lui mi scappa da tutte le parti. Un saluto a lei, direttore Giuseppe Dalluto, che non ho avuto mai il piacere di conoscerla personalmente e questa sera mi fa un certo effetto vederla perché mi sta veramente molto simpatico. Ho seguito pochissime volte questa diretta, è veramente molto graziosa. E a Carmelo, che lo conosco da tantissimi anni, gli do un caloroso abbraccio. Mirko, noi però, ascoltami, noi di Reunion al Bar siamo anche abituati a mettere da parte le etichette, nel senso che tu mi hai dato del lei, ma dammi del tu perché altrimenti io poi ci rimango male. Quindi noi siamo un gruppo di amici che amano il calcio siciliano, Pietro se lo ride, ancora un po' di tossidda, come si dice in siciliano, ma piano piano il nostro mister dei mister è in via di guarigione. Poi già faccio aggiungo che se Mirko Spataro questa sera è ospite a Reunion è proprio grazie anche a Pietro Tarantino, perché noi come staff ci consultiamo ogni settimana, caro Mirko, io, Carmelo e Pietro, ogni settimana dico a chi invitiamo, a chi cerchiamo, e allora subito Pietro: no, questa settimana deve venire Mirko, e quindi tu sei qui per Mirko. Non potevamo trovare di meglio, Peppe, per questo c'è Mirko. Mirko è il numero uno, Grazie, perciò per questo grazie. abbiamo invitato. E allora, bene, bene. Carmelo, ben trovato. Innanzitutto, come stai? Bene, bene, molto bene. Sono contento che finalmente abbiamo anche un tocco di professionismo in questa trasmissione. Dico, ce lo meritiamo un regalo ogni tanto di questo tipo. Certo, indubbiamente, indubbiamente è segno che la nostra mitica trasmissione cresce sempre, è seguitissima. Allora, io direi subito di partire con il risultato della nostra prima squadra, la nostra squadra del cuore, il Palermo, che ha vinto in casa per 4-0 col Picerno, sfruttando, io direi, anche la legge del Barbera, perché insomma al Barbera non si scappa, vince quasi sempre, e quindi tra l'altro ci sono stati quattro gol, super Brunori. Carmelo, mi raccomando, inquadrati bene, non ti muovere da lì, fai il bambino educato, e niente, dico, adesso la classifica ci sorride ancora di più perché siamo a due sole lunghezze dal terzo posto, dall'Avellino, ma abbiamo tre partite difficilotte. Domenica si va a Monopoli, poi si riceve in casa il Catania, e sappiamo bene che il derby, Pietro ce lo può insegnare perché diversi, è una partita a sé, e poi l'ultima di campionato a Bari, che però secondo me non è da sottovalutare perché nessuno ci ha mai regalato niente, quindi anche a Bari, con la squadra del presidente De Laurentiis promossa in Serie B, siamo sicuri che questi non faranno sconti. E allora iniziamo da Pietro. Allora, Pietro, questa vittoria lascia ben sperare in attesa della trasferta insidiosa, io direi, di Monopoli. Assolutamente sì, anche perché ho visto un grande Palermo per tutti i 90 minuti. Realmente il Palermo ha fatto una grandissima partita, sta facendo
un ottimo finale di campionato e questo fa sperare per i playoff. Perciò io, quando le altre volte sono stato pessimista, stavolta ho un pizzico di ottimismo, perché comunque la squadra è viva, la squadra gioca bene, sta mirando bene gli schemi del mister, che se raggiungiamo il terzo posto, fare i playoff in casa è tanta roba. Il calendario come lo giudichi? Non lo vedo tanto difficile, anche perché quando una squadra poi vince e non ha più stimolo di giocare, possono fare la differenza. Ormai è in B, stanno festeggiando, si festeggeranno per settimane ancora. Secondo me il calendario sorride a Palermo. Fare una domanda a Mirko, questo Brunori che ci invidiano tutti, al termine del campionato, Mirko, tu che sei vivi ecco questo professionismo a 360 gradi, che fine farà Brunori il prossimo anno? Guardi, io ho avuto la fortuna di incontrarlo e ho avuto la fortuna pure di studiarlo, e così come ho studiato tantissime altre squadre e così tantissimi altri attaccanti. Devo dire che Brunori è uno dei migliori attaccanti che c'è in tutta la Lega Pro, in tutti i tre gironi, non solo in questo girone C. E ho sentito parlare così voce di corridoio che ci sono molte squadre di Serie B interessate a lui, e devo dire che lo merita veramente, perché ha tantissima qualità, è un giocatore abbastanza tecnico, un giocatore che sa attaccare bene gli spazi, è uno che si trova sempre davanti sotto porta e fa gol, e che gol a volte, no? È un giocatore veramente che in fase offensiva si muove tantissimo e dà molto fastidio alle squadre avversarie. Per me, io ho detto uno dei migliori, ma per me forse è il migliore in questo momento, e quindi gli auguro le migliori sorti a Brunori. Senti Mirko, il calendario come lo vedi? Siamo a sole due lunghezze dall'Avellino e quindi siamo lì, però ci sono tre partite un po' particolari, perché dico, si va a Monopoli, poi c'è la partita, il derby in casa con il Catania, e poi l'ultima a Bari. Allora, sinceramente, togliendo la partita di Bari, che comunque sì, ormai ha iniziato a festeggiare da ieri, quindi non avrà più testa al campionato, ma ci sono due partite difficilissime. La prima a Monopoli, la quale è una squadra veramente che fa la fase di non possesso palla, la fa veramente benissimo, fa un 3-5-2 che poi difende a 5, gioca sempre di ripartenza, gioca molto con la catena di sinistra, di cui hanno un giocatore di Corona che è veramente fortissimo e devastante, è uno di quei giocatori che ho apprezzato molto in questo campionato. Il Palermo a sua volta, con il gioco di Baldini, è una squadra che prende molto in bucato, una squadra che fa molta fase offensiva ma molto meno difensiva, lo testimonia comunque anche i gol li hanno preso, se li andiamo a vivere sono gol presi tutti di partenza, tutti inferiorità numerica in fase difensiva, e in questo il Monopoli è molto bravo. Però sono sicuro che comunque in queste partite il Palermo sta dimostrando di esserci pure alla grande per quanto riguarda i prof, quindi penso che saranno a giocare alla grande. Poi la partita con il Catania è sempre un derby, è una partita da mille insidie, una partita che tranquillamente si può vincere, ma una partita che comunque si può dimostrare difficile, perché il Catania, nonostante le difficoltà societarie, ha dei giocatori veramente di qualità, da inizio stagione con il mister Baldini che fanno un 4-3-3, che sono collodati, scelgono, hanno i tempi del giocato, hanno qualità, hanno tecniche, quindi è un'altra partita insidiosa. Però il Palermo ha qualità, quindi se la può giocare chiunque e può vincere con chiunque. Carmelo? Io sono sempre dell'idea, il mantra è sempre lo stesso da inizio anno, il Palermo va alla grande dentro casa. Adesso è arrivato il momento fuori casa di vedere questo sprint decisivo, lo sprint finale. E gli stimoli non mancano, arrivare secondi è qualcosa di veramente importante in ottica playoff, addirittura nazionale. Quindi
Io posso soltanto fare complimenti a Baldini per l'ottima prosecuzione di lavoro dettata da Filippi. Sicuramente la società ha visto bene, diciamo che il lavoro è stato mantenuto e nel limite possibile è stato anche migliorato, perché secondo me in fase offensiva il Palermo adesso è più lucido. Queste tre partite come li vedi, Carmelo? Penso che da queste tre partite varrà molto il proseguo della stagione, ma se tu vuoi proprio una risposta diretta alla tua domanda, spero che vadano bene. Certo, la più malleabile secondo me è l'ultima col Bari direttamente in vacanza. Secondo me la più decisiva è la prossima. Dalla prossima si può decidere tanto, perché vincendo la prossima secondo me anche mentalmente si è in discesa. E allora in bocca al lupo alla nostra mitica squadra di Viale del Fante. Auguriamo veramente insomma tante soddisfazioni nelle ultime tre partite. Dico, del resto all'inizio del campionato mi pare che un po' tutti noi addetti ai lavori eravamo un po' scettici e dubbiosi sulla squadra rosanero, e invece devo dire che le cose adesso a tre partite dalla fine vanno bene. Pietro, allora entrando nel vivo della nostra trasmissione, ci accorgiamo che finalmente oggi festeggiamo. Intanto io sento dei rumori da sottofondo, prego di... Le figlie di Mirko, sono sicuro. Le figlie di Mirko. Sì. Le posso legare, ecco. Direttore, le posso legare. No, allora no, perdonami. E allora no, volevo ecco sottolineare, caro Pietro, che... oggi ci troviamo con un Canicattì in Serie D. Ecco, tu sin dall'inizio del campionato lo dicevi, sei stato, come si dice, molto profetico nelle tue esternazioni, e oggi il Canicattì di Lillo Bonfatto approda bene in D. Ieri, insomma, al Saraceno di Savanusa, grande spettacolo, quasi 3.000 persone, un entusiasmo alle stelle. Dico, non c'è stata partita perché lo Sciacca, dico, è andato lì per giocarsi la sua modesta partita, però alla fin fine ecco questi sono di un'altra, anche loro come il Resuttana sono di un'altra categoria. A te la parola, Pietro. Bisogna fare i complimenti alla società, perché da 5-6 anni che da 3 sicuro no 5-6 anni che è in eccellenza. E la società non si è mai disunita, è stata sempre una società seria, ne hanno parlato sempre tutti bene, e questo è un vanto che può andare al presidente di Cata e a tutti i suoi collaboratori. Poi l'altro, secondo me, i complimenti più grandi vanno a Lillo Bonfatto, e non lo dico perché comunque mi voglio difendere la categoria degli allenatori, ma semplicemente perché è entrato in punta di piedi in questa società. Pian piano, con il suo lavoro, con la professionalità che ha avuto, ha fatto vedere di che pasta è fatta lui, e gli ha dato un gioco ben definito a questa squadra. Non è mai andato in difficoltà durante questo campionato, non ha mai avuto calo fisico con questa squadra, e questo è da apprezzare. Lillo veramente ha fatto un grandissimo lavoro, gliel'ho detto già io la settimana scorsa, gli ho rifatto i complimenti domenica sera. E ripeto, per me i complimenti più grandi vanno a lui, perché è un ragazzo che se lo merita, un ragazzo che merita questa vittoria di campionato. E poi gli attori principali sono i giocatori. È giusto dare il giusto merito anche a loro. A Ben Miraci, che comunque ha raggiunto quota 15 gol, forse è il primo anno che fa tutti questi gol. E direi che la società gli ha messo in piedi una grande squadra, Lillo ne ha approfittato, e dobbiamo fare complimenti a tutta la società, a Lillo, ai giocatori, e hanno vinto un grandissimo campionato. Complimenti veramente a tutti. Io invece volevo salutare, perché ho un mio pupillo, efficarazzese, Francesco Biondo. Fare i complimenti a Cicciuzzo. Complimenti, mi raccomando, sempre in gamba, non demordere mai, non ti arrendere mai, perché dico, Canicattì
è una grande piazza del calcio siciliano e chissà che da lì non possiamo raccontare veramente delle belle cose anche sul conto del mitico Francesco Biondo. E allora io pregherei la regia di se, quando può, di fare partire le immagini festose di Ravanusa, del Canicattì che ha battuto lo Sciacca ed è andato in D, pensate, dopo quasi 28 anni, quindi direi un bel numero di anni, che io tra l'altro ero 26, ragazzino. 2 minuti, 26, dai, trova spazio per la pie centrale, allarga il pallone a destra. Io direi di fare commentare, ecco, questa vittoria importante della società agrigentina, prima a Mirko Spataro e poi a Carmelo Di Salvo. Mirko, a te la parola. No, allora, innanzitutto faccio i complimenti al Canicattì, perché ho avuto modo anche di non vederla in prima persona, ma comunque c'è un carissimo amico mio, addetto ai lavori, che lo segue tantissimo e me ne ha sempre parlato bene. È una società che negli anni si è organizzata per vincere il campionato, non è parte un progetto da 2-3 anni fa, quindi c'è stato un lavoro dietro molto interessante, molto buono. Poi l'allenatore, come diceva bene Pietro, è entrato in punta di piedi e ha fatto sì che la sua idea di calcio l'ha messa in pratica abbastanza bene. Dico, non c'è mai stato un momento del campionato nella quale il Canicattì poteva rischiare qualcosa, c'è stato solamente un momento, il Miss Mary lo poteva insediare, però è stato solamente un piccolo periodo, ma il Canicattì decisamente ha strameritato il campionato e gli ha avuto le migliori sorti per un campionato di Serie D che secondo me ha le forze per poter fare bene anche in categorie superiori. Vedi il pubblico, vedi la società, vedi l'allenatore e tanti giocatori che veramente per la categoria erano sprecati. Io pregherei il regista Domenico di fare vedere il gol di Ghezzi, i movimenti che hanno fatto. Questo è un lavoro che comunque si vede la mano dell'allenatore, non è un gol a caso. Il fatto che Bendira ci conquista palla, Ghezzi taglia dalla sinistra, Benni gli mette sta palla e lui va a fare gol. Questo si vede la mano dell'allenatore, questo fa piacere vedere queste cose, perché comunque ogni volta noi allenatori siamo tartassati, però è poi giusto dare i meriti anche a chi tutto l'anno fa fatica a lavorare e a dare delle idee ai giocatori per poi metterli in campo. E dalla quell'azione, mi sembra stato che la prima azione, il gol di Ghezzi, si è visto veramente tutta la mano del mister. Carmelo. Allora, io ho avuto la fortuna di giocare contro il Canicattì quest'anno, squadra attrezzata, un plauso alla società, soprattutto secondo me quest'anno sono stati molto più oculati nelle scelte e con, secondo me, spendendo un budget inferiore rispetto agli anni passati, hanno centrato di gran lunga l'obiettivo. Soprattutto la scelta del mister, complimentoni a Lillo, che dimostra che il curriculum non è sempre importante. Ricordiamo che Lillo Bonfatto all'esordio in eccellenza vince il campionato venendo dalla prima categoria, quindi vuol dire che bisogna anche saper pescare e dare fiducia alle persone. Come il roster dei giocatori è importantissimo, tendo a sottolineare Benny Raci, grandissimo amico palermitano come noi, che tra l'altro ha stabilito un piccolo record non riconosciuto alla Lega perché siamo nei dilettanti, ma ha fatto una doppietta, in 45 secondi, qualcosa del genere, battendo il record precedente di Ante Rebic del Milan. Poi mi va di congratularmi con Pietro Morana, un under importante seguito dal nostro amico Tony Sgarlata, e Ghezzi, che secondo me è l'under più forte della categoria. Ma comunque la squadra è fortissima, Desiderio Garufo viene dai professionisti, in porta Barbagallo che nonostante è un 2002 è già alla seconda vittoria del campionato di eccellenza, una volta col Giarre e una volta adesso con il Canicattì. Quindi alla società soltanto applausi, sperando che un giorno possano tornare a giocare a Canicattì, visto che al momento sono ospiti a Ravanusa. E secondo me, conoscendo l'ambizione di questa squadra, in Serie D cercherà di ben figurare, ma tanto figurare, perché tra l'altro se lo meritano anche, sono solidi sotto tutti i punti di vista. Come diceva poco fa mister Pietro Tarantino,
è una delle poche società in Sicilia dove non c'è neanche una persona che ne parlava, e quindi già è tanta roba. Bene, quindi complimenti al Canicattì al suo ritorno in D. Come dice Carmelo, noi ci auguriamo che il Canicattì comunque possa ritornare sul suo campo tradizionale, perché dico, il Canicattì ha bisogno del suo stadio e ha bisogno che il pubblico, il glorioso pubblico biancorosso, ritorni nuovamente nel suo tempio, io direi. Per carità, Savanusa è una bella struttura, tutto quello che vogliamo, però il Canicattì deve ritornare nel suo campo, e quindi speriamo che di rivedere le maglie biancorosse nel vecchio stadio Bordonaro, e vederlo, quindi vederlo bene, in salute, al mitico Bordonaro, che è stato teatro anche in passato di calcio professionistico negli anni 80. Ricordiamolo anche il famoso Canicattì allenato da Busetta, che ha lasciato veramente una grande impronta a calcio siciliano. E niente, invece io direi, ragazzi miei, di analizzare l'andamento delle nostre due squadre palermitane. Sì, Peppe, sì, fai leggere i messaggi a Carmelo, perché ci sono tanti messaggi, la gente giustamente. Ha ragione, vedi Pietro. Non ci dimentichiamo dei nostri fan. Non ci dimentichiamo dei nostri fans. Allora dai Carmelo, interloquisci. Allora, salutiamo il nostro amico Mister Peppe Giordano. Ovviamente arrivano tanti saluti anche per Mister Spadaro. Lo saluta Toto Migliore e saluta anche tutti noi. Il presidentissimo dell'SD Casteldaccia, Francesco D'Antoni. Salutiamo tutto affettuosamente Dudu Delisi, Rosaria Marullo, il nostro amico Giovanni Monteleone, salutiamo il nostro grandissimo amico Giovan Battista Di Nervia, che la scorsa settimana era con noi, fa gli auguri al Canicattì, ma anche al Geraci per la vittoria del campionato di prima categoria, ovviamente dopo ne parleremo. Salutiamo il nostro grandissimo amico, lo zio Enzo Palmeri, direttore generale dell'SD Casteldaccia. Salutiamo Antonio Napolitano. Ovviamente Giovan Battista Tinevia poc'anzi saluta anche Dennis Di Mercurio per quanto riguarda la vittoria del campionato del Canicattì. E come poco fa noi parlavamo della partita del Palermo contro il Bari, l'ultima di campionato, giustamente lui ricorda che nell'85, questo lo dico io, la Roma ha perso uno scudetto contro il Lecce ormai retrocesso, quindi non bisogna sottovalutare nessuna partita. Il nostro grande mister Pietro Tarantino ci può aggiornare in diretta del risultato di Avellino Turris. 0-0. Salutiamo Toto Maniscalco. Dopo, parlando di eccellenza, salutiamo Maurizio Cardella, che ci scrive: saluti a tutti da Marineo, ci crede al quinto posto, peccato per qualche partita, eravamo squadra da terzo posto. Maurizio è un grande amico nostro, dal mio modesto punto di vista il Marineo oggi era squadra da quinto posto, che le quattro squadre che sono al momento tra i quattro posti della classifica del nostro giro d'eccellenza, per me rispecchiano proprio l'andamento del campionato, non dell'inizio del campionato a bocce ferme, ma per come hanno condotto il campionato. Secondo me Canicattì, Agragas, Misilmeri e Favara sono state costanti dall'inizio alla fine, forse un po' meno il Misilmeri, però è giusto secondo me il quadro delle prime quattro posizioni. Infatti il nostro amico Giusto Sinfonia ci ricorda della vittoria di ieri del Misilmeri, che giustamente crede al terzo posto, se non anche al secondo, visto che il Misilmeri ha una gara da recuperare. Salutiamo il nostro grande amico. Anche l'Agra, anche l'Agra che ha comunque una partita da recuperare. Salutiamo Francesca Curvati e i nostri grandi amici direttore Gigi Pestigiacomo, che ho avuto il piacere di incontrare ieri, e Gioacchino Caronia, che tra l'altro sabato aspetta Mister Tarantino. Sabato ci posso andare, bravo, sì, sabato ci va. Sabato allora, forse c'è il recupero a Parma Mollare, sicuramente ci sarà il recupero, sì. Sì. Allora io volevo sottolineare... No, Peppe, intanto... voglio fare un saluto a Rosaria Marullo, che è una nostra fan veramente affezionata, un bacione. E salutiamo anche il grande Umberto Quartuccio. Ciao Umberto. Devo dire che Pietro mi sorprende
mi sorprende sempre più. Allora, no, comunque. No, dico... stavo segnando la pallina e mi sono distratto un attimino. No, meno male che non ha segnato allora. No, volevo sottolineare invece. Ci tenevo a fare un appunto per un messaggio che è arrivato adesso, perché sì, anche mister Pietro Tarantino può rispondere. Praticamente nel campionato di terza categoria, quindi penso dalla parte di Trapani, la Libertas si ritira dal campionato, si è giocata alla fine, passando un campionato. Perché? Perché è giusto la regola che ci dice Giovan Battista Tinervia: quando una squadra si ritira, vengono azzerate tutte le vittorie, cioè tutti i punti che le squadre avversarie hanno ottenuto gli vengono sottratti. Non è una regola nuova, è una regola che c'è sempre stata, perché è successo anche recentemente nell'eccellenza del girone B, quando si sono ritirate la Leonzio o l'ACI Sant'Antonio. È una regola che va avanti da qualche anno, se non mi sbaglio forse questa regola viene tolta soltanto se mancano due giornate alla fine del campionato, ma sei giornate sono importanti. No, forse non è così la regola, forse danni i tre punti a tutti quelli che ci giocano, no, perché lui, se ti ritiri lui nel girone di andata è come dici tu. Sì, esatto, però da qualche anno, anche se ti ritiri nel girone di ritorno, infatti lui così lo sta sottolineando. Questa squadra si è ritirata e hanno tolto a tutti i punti. Un po' di anni fa era appunto come dicevi tu, se ti ritiri nel girone di andata, sì, se ti ritiri nel girone di ritorno, chiunque giochi contro di te, la domenica riceverà tre punti a tavolino. Tre punti, a quanto pare evidentemente lui sta sottolineando il fatto che hanno sottratto a tutti i punti conquistati. Un altro errore che ha fatto la nostra Lega, va bene, ok. No, aspetta, però tengo a fare un piccolo appunto. Stiamo parlando di terza categoria, quindi è una sezione provinciale di Trapani, è un regolamento. Magari okay. In quella terza categoria è così. Allora io invece, scusate, pregherei la regia di, se possibile, di fare partire invece le immagini di una partita che ti riguarda in prima persona, caro Carmelo. Dico, sabato voi avete giocato okay, contro avete giocato contro una squadra che non ha più nulla da dire a questo campionato, veramente in realtà ci accorgiamo che non ha mai avuto nulla da dire sin dalla prima partita, però dico era una squadra tranquilla, una squadra io direi anche senza stimoli, però ancora una volta diciamo che forse non so, avete sentito il peso, l'importanza di questo. Ecco, vediamo le immagini. Carmelo, commenta. Qua, onestamente, io non parlo mai di cose extra calcistiche, quindi lascio i commenti agli altri per quanto riguarda la direzione arbitrale, ma poco importa. Direzione arbitrale, un giorno c'è, un giorno non c'è. Certo, ieri è stato un pochino svantaggiosa, perché una squadra che dentro casa subisce quattro espulsioni, due da giocatori e due per dirigenti, e soprattutto una terza espulsione di un giocatore dopo essere stato sostituito alla panchina, quindi l'influente nei termini numerici della condotta della gara, però io mercoledì mi ritrovo un giocatore in meno, diciamo che lascio un po' l'amaro in bocca. È una delle poche volte che noi proprio non ci possiamo recriminare nulla, abbiamo giocato col coltello fra i denti. Il primo gol viene appunto qui da uno svarione difensivo dove il portiere si ritrova ad uscire fuori dall'area toccando la palla con le mani, con conseguente espulsione, e poi entrando il secondo portiere subiamo un gol su una giocata dal basso mal riuscita. Questo è il nostro gol del pareggio, dove una sfortunata topica del portiere del Mazzara ci permette di pareggiare. La mano in bocca resta perché paghiamo forse un po' la giovane età, perché prendere il 2-1 ricordo agli amici che la partita è finita 3-1, per me 2-1 perché il terzo gol l'ho preso al 93esimo su una punizione dove eravamo tutti avanti, anche il portiere, quindi per me il terzo gol è stato influente. Dopo il terzo gol infatti l'arbitro ha fischiato la fine. Il secondo gol appunto, dicevo, nasce a 3 secondi dalla fine del primo tempo. Si può gestire meglio una situazione del genere, perché andare negli spogliatoi sull'1-1 è totalmente una roba diversa. Io comunque non posso che fare i complimenti all'amico Gigi Prestigiacomo,
per aver costruito una squadra molto compatta e molto competitiva. Sicuramente ha raccolto in campionato molto meno di quello che meritava. Ricordiamo comunque che è andata in finale di Coppa Italia, che è un, comunque un traguardo importante. E adesso noi siamo concentrati alla partita di mercoledì contro la Nissa, che per noi è un recupero, e all'altro recupero di domenica contro il Marsala, che oltre ad essere un recupero è uno scontro diretto. E in questa settimana noi ci giochiamo il campionato, stop, facile, semplice. Se siamo di categoria vinceremo queste due partite, se non siamo di categoria vuol dire che vedremo come finirà. Playout fuori casa, il nostro obiettivo è fare playout in casa, ma è giusto che in queste partite così importanti, dove le motivazioni vengono già da sé, si dimostri quello che realmente si vale. Non sono partite dove non bisogna dire nulla, non bisogna fare nulla, bisogna soltanto prepararle a livello tattico e basta. Le motivazioni già te le porta la gara stessa. Carmelo, ti devo fare una domanda. Come hai visto Cangitano, il ragazzino 2003, dicembre 2003, che ha fatto la doppietta? Il Cangitano l'ho visto... Cangitano del Mazzara, perché comunque Cangitano ha fatto l'esordio ieri, cioè con voi. Sì, Cangitano l'ho visto bene. Ha delle ottime movenze e ciò appunto lo dimostra il fatto che ha fatto due gol. Ma se proprio ti devo dire un under che mi ha stupito nel Mazzara è Pulizzi 2003, molto importante, decisamente importante. Sì, ma no, perché questo Cangitano ha fatto l'esordio contro di voi è un dicembre 2003 e ha fatto una doppietta. Quasi 2004. Poi un fisico importante, 1,83 mi sembra, alto. Sì, molto alto. Ed è del settore giovanile del Mazzara, questo bisogna pure dirlo. L'ottimo Mazzara, cioè l'ottimo lavoro pure che fa il Mazzara nel settore giovanile. Qua ci dice giustamente il direttore Gigi Prestigiacomo che ha esordito a Marsala Cangitano. E anche lui ci dice che è un ottimo prospetto. Io volevo fare invece una domandina a Mirko. Le due palermitane d'eccellenza, Misilmeri e Marineo, come le vedi in chiave playoff? Sicuramente vedo meglio il Misilmeri, perché a parte che ho visto alcune partite e lo vedo fisicamente che è una squadra che sta meglio, poi è una squadra che comunque ha delle doti, delle qualità tecniche, mi piace molto il modo di allenare di Sasaut, è uno che già ha fatto questa categoria, l'ha pure vinta l'eccellenza, è abbastanza bravo per la categoria. E veramente poi la società ha investito moltissimo, ha molti più giocatori, ha molta più panchina, si può permettere di lasciare qualcuno fuori, mentre il Marineo, a parte che l'ho visto poco e quindi non potrei dare delle valutazioni azzardate, non mi è piaciuto la scelta di, sono molto sincero, di mandare via Tumminia, una persona che conosco, un bravissimo allenatore. È un allenatore che veramente ha fatto giocare bene la squadra e aveva ottenuto dei grandissimi risultati. Adesso sinceramente non so che dirle del Marineo, non l'ho vista giocare, quindi non voglio dare delle valutazioni che magari rischio di sbagliare, però mi soffermo su Misilmeri, che per me dopo il Canicattì è la squadra che realmente può andare avanti in questi playoff. E sono pure convinto che arriverà a vincerle. Questa è una mia considerazione e spero che sia vera per tutto l'ambiente, perché lo merita, per il mister di Sasaut e per chi ne fa parte. Teniamo conto però, caro Mirko, che c'è una Cagas che ha una storia e ha una grande squadra. Sicuramente sì, però negli ultimi anni l'Agragas sinceramente mi ha deluso, ha avuto tantissimi cambi societari, cambi di tutti i generi e di tutti i tipi. Ancora l'Agragas, nonostante io ci ho giocato diverse volte e la stimo veramente come piazza, perché è una piazza veramente importantissima, è una piazza che
a noi in Sicilia ha dato tanto, ha fatto categorie altissime, però devono un attimino, come dirti, dare continuità ai progetti, perché ogni anno o al massimo ogni 2 anni cambiano tutto. Quindi questa è una cosa che secondo me non deve essere sottovalutata, perché i campionati o i playoff così si vincono partendo da lontano, creando dei progetti, e in questo io vedo un pizzico migliore il Missile Mary, che già da 2 anni che sta lavorando sul progetto Serie D. E poi ripeto, per mia conoscenza, cioè Sasauto in questo lo vedo veramente preparato in questo finale di stagione. Non me ne vogliono quelli dell'Agragas, che è una grandissima squadra. Diciamo che questa sera stai facendo gioire i tifosi del Missile Mary a distanza, perché figurati già, ma a noi ci farebbe piacere, perché insomma li abbiamo qui a 2 passi, sarebbe una bella cosa il Missile Mary in D, ma chissà. E allora, Carmelo, chi ci segue, chi ci saluta e chi ci fa qualche domanda? Forza, a ruota libera. Praticamente Giovan Battista Tinervia, poc'anzi rispondendo a mister Tarantino, diceva che questa comunque è una regola nazionale, di togliere i punti a tutte le squadre quando una squadra viene meno al proseguo del campionato. Sergio Scalisi, i microfoni. Sergio Vai. Scalisi saluta mister Mirko Spataro, salutiamo Michele Biondo, Vincenzo Bellomonte, anche il direttore Gigi Prestigiacomo saluta Mirko Spataro. Vincenzo Bellomonte ci saluta tutti affettuosamente e ci intona Forza Palermo e complimenti a Canicattì. Salutiamo il bomber Marco Clemente, il grande direttore Aurelio Lobianco, che soprattutto saluta Mirko, e Andrea Michele Guaglia, che ci dice: purtroppo Mazzara ha sciupato troppe energie per la Coppa. Questo lo penso anche io. Al momento ha fatto 4 vittorie consecutive, secondo me se ci fosse altre 5-6 partite poteva arrivare ai playoff. E io mi sovviene soltanto dire che in queste 4 vittorie consecutive del Mazzara si vede un'ottima programmazione, però diciamo sono avvenute con squadre, comprese noi, di bassa classifica, quindi diciamo che era una cosa auspicabile fare queste vittorie. Sicuramente che la Coppa ha rallentato il cammino del Mazzara è sicuro, infatti adesso, da quando proprio appunto è finita la Coppa, oltre al calendario, perché ricordiamo che comunque il Mazzara ha vinto nettamente a Favara, diciamo che ha preso più slancio il Mazzara, quindi sì, anch'io sono convinto che la Coppa abbia sciupato un po' di energie. Poi salutiamo Antonio Tosto, che saluta direttamente da Trapani il nostro ospite Mirko Spataro, e salutiamo Pietro Italiano. Bene, allora andiamo al nostro campionato di promozione, ma com'è, lo zio Enzo non si vede questa sera, che successe? Già è comparso, già ha fatto una capatina, e comunque lui è sempre contento, è sempre messo bene. Il Castel d'Accia è una grande realtà, è un'ottima realtà, settimana dopo settimana siamo sempre lì a dire le stesse cose. Ha avuto la sfortuna di giocare lo stesso campionato quest'anno del Resultana San Lorenzo, stop, non ci sono altre cose da dire, perché hanno vinto a Fulgatore, mi sembra, il Castel d'Accia. Sì, sì, e tra l'altro una partita anche difficile, un ambiente difficile. Una partita difficile, appunto, quindi diciamo che Castel d'Accia si merita queste posizioni di classifica. Per sfortuna e con grande rammarico, non me ne vogliano gli amici di Leonforte, è uscita dalla Coppa il Castel d'Accia soltanto ai calci di rigore. Quindi diciamo che adesso si gioca nel tutto per tutto ai playoff. Io mi auguro, faccio i debiti scongiuri comunque, che salgano di categoria, perché se lo meritano, sono attrezzatissimi, sono soprattutto una società troppo seria, e questo a noi ci può fare solo piacere. Pietro, invece una domanda. Sì. Non mi aspettavo la caduta del Gangi a Zaffadali, una caduta per lo più così sonora, ecco, 3-0. Sì, il Gangi devo dire che fuori casa non sta facendo un grandissimo campionato, poi nemmeno io mi aspettavo questa sconfitta, perché la settimana prima avevo visto il Zaffadali ad Alcamo,
anche se l'avevo visto nel video perché avevo il Covid. Sì, ma ho vinto soltanto agli ultimi secondi, esatto. Abbiamo perso al 97esimo su un errore di un mio difensore, però abbiamo perso. E non l'ho vista così brillante questa squadra. Io pensavo che Giovanni Comito andava a fare il risultato, però così non è stato, anzi ha perso pure in un modo brutto 3-0 ed è stato un peccato perché adesso rischia anche lui di non fare i playoff perché domenica ha una partita difficilissima con il Resuttana sta bene fisicamente e mentalmente, poi in quel campo si esalta ancora di più perché Ganci è un campo spettacolare. E se non fa risultato poi è dura fare i playoff perché ha 2-3 partite difficilissime, il Ganci forse ha il calendario più difficile di tutti rispetto a quelle che sono sopra, e questo può solo dispiacere perché i presupposti dell'inizio erano diversi, però purtroppo quando vai a combattere con questo Covid, con problemi, con infortuni, poi le squadre si possono ridimensionare ancora di più. E il Ganci, devo dire che ha avuto parecchi problemi a dicembre e gennaio e li ha pagati, e dire che sta continuando a pagarli perché tanti giocatori non si sono allenati, non hanno fatto il richiamo di preparazione, e noi sappiamo che quando non fai questo lo paghi, lo si paga, perché comunque le squadre si devono allenare per giocare la domenica. Volevo fare una domanda a Mirko Spataro, secco. Il Resuttana San Lorenzo, la vedi come una grande società a Palermo per il futuro? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ho avuto modo di parlarne con alcuni amici e mi hanno spiegato un attimino quella che è la società. Devo dire che assolutamente può diventare la seconda squadra di Palermo. Ma lo è anche nelle idee, lo è anche nell'agire, perché da quello che ho sentito dire, noi Resuttana è stata l'unica squadra di Palermo che ha partecipato al bando per prendere il territorio che ha preso il Palermo di Montelepre, no? Quindi nell'idea c'è di poter fare calcio in un determinato modo a Palermo, no? Poi lo sta dimostrando, perché comunque sia in 2 anni, se non mi sbaglio, ha vinto prima categoria e adesso sta vincendo la promozione, no? Quindi nel progetto c'è una risalita abbastanza notevole. E poi sta puntando, nonostante a dei grandissimi giocatori di qualità come Giampiero Chiaramente, Marco e così via, no? Lo Nigro, Prestigiacomo e così via, comunque sia sta programmando da sotto verso sopra, perché alcuni giovani veramente importanti, vedi Scalpinato, Spina e tanti altri che provano di corda, 5-6 giovani che sono veramente forti e che possono fare l'eccellenza. Quindi non solo vince con il campionato di promozione strameritato, ma nello stesso tempo sta programmando la stagione successiva con 5-6 giovani che si porta dietro. E quindi una società fortissima, una società che l'ho vista contro il Casteldaccia, e ho visto veramente delle persone brave, delle persone che quando parlavano si emozionavano quando parlavano del campionato. Significa che comunque hanno la passione e ce l'hanno al cuore le sorti di Resuttana San Lorenzo, e quindi secondo me è una di quelle squadre che può dire la sua. Pietro, parliamo sempre dell'alto, ma ci occupiamo poco del passo. Intanto ci sono state delle partite nel campionato di promozione importanti. C'è stato un derby Castelbuono-Partinico, finito sul risultato di 1-1. Poi invece purtroppo l'altro derby è andato al Carini, il nostro Villabate, dico il nostro perché ce l'abbiamo qui a due passi, del nostro amico, carissimo, fratello, amico Peppe Guida. Ha perso 3-1 e forse diciamo che questa è stata la partita dell'addio al campionato di promozione. Non vorrei essere l'uccello del giaguaro, però insomma, dico, che ne pensi, Pietro? No, assolutamente, secondo me ormai si sta avviando a retrocedere, perché comunque prendere mi sa 7 punti in 3 partite è difficilissimo, anche perché poi ci sono gli scontri diretti,
mi sa che il Villabate difficilmente ce la può fare a, a salvarsi. Poi Castelbuono Partinico, mi aspettavo una vittoria del Castelbuono perché comunque è una squadra in salute, una squadra che nelle ultime partite stava facendo bene, però il Partinico ha pareggiato una grandissima partita e si sta avviando alla salvezza, però ancora è dura perché ci sono partite difficilissime, partite dove hanno gli scontri diretti fra di loro, perciò le ultime tre partite sono belle toste per queste squadre. Carmelo, mettendo per ipotesi che dico ormai insomma mi dispiace dirlo, i nostri ragazzi, io li chiamo i nostri perché insomma qualcuno ce l'ho pure a cuore, come Cosimo Cardella e come qualche altro, quindi mettiamo per ipotesi che il Villabate ecco il retrocesso, ma poi per questa lotta e il mantenimento della categoria, ecco, chi si salva e chi retrocede, come lo vedi questo palcoscenico? Io penso che il Castelbuono dovrebbe retrocedere, te lo dice uno che è stato a Castelbuono un paio d'anni. Il Camarat, diciamo che a Castelbuono in questo momento ne stanno linciando, però sì, però a lungo andare, da quello che si vede, secondo me dovrebbe essere Camarat Castelbuono, perché il Carini, vuoi o non vuoi, secondo me riesce a tirarsi fuori. Il Partinico, come si dice, a Cauce Muzzcuna, cercherà di mantenere quel punto, quei due punti utili per non fare i play-out. E quindi secondo me è più accreditato dire Camarat Castelbuono. E do per svantaggiato il Castelbuono perché il fattore campo incide tanto in questi play-out, in qualsiasi sia la categoria. Soltanto per questo, non per altro. Mi dispiace per il Villabate perché è una società vicina a noi, dove ci sono tantissimi ragazzi che personalmente conosco e conosciamo e che sicuramente andranno in categoria anche superiore alla promozione. Però lo sapevamo tutti che era un'impresa, poteva essere una bellissima impresa da film, ma così non è stato, perché a lungo andare le squadre si devono costruire. I valori escono fuori. Sì, come si dice, i cavalli si vedono a tiro a lungo. Certo. E invece, Carmelo, sempre nel campionato di promozione, il girone C, i nostri amici del 1994 dell'Atletico, come li vedi? Nelle ultime partite Li vedo bene, hanno ripreso la loro corsa, forse in maniera un po' tardiva. Bravo. Nel girone C vale la stessa menzione che ho fatto poc'anzi per il Casteldaccia. Il Real Aci è uscito dalla Coppa Italia contro il Resuttana e secondo me si concentra soltanto sulla vittoria del campionato e dovrebbe riuscirci. In ottica playoff, quelli avvantaggiati sono i giocatori del Motta, perché la Leonfortese, essendo in semifinale di Coppa Italia, secondo me dedicherà tutte le forze per quanto riguarda la Coppa Italia. Non dimentichiamoci che la Coppa Italia sarà giocata alla fine, le semifinali di Coppa Italia saranno giocate alla fine del campionato regolare e quindi si vedranno tante cose, perché già nel momento in cui tu sei nella griglia diversa da quella del Resuttana San Lorenzo, sapendo che il Resuttana vince il campionato, tu altra coppia di semifinaliste farai di tutto per arrivare in finale, dove finale già significa promozione anche senza vincere la coppa, quindi diciamo un format un po' particolare farla giocare dopo la fine del campionato, che comunque ci può stare, non siamo noi a decidere. Carmelo, ci segue qualcuno? Un format sbagliato, ma un format che secondo me non deve essere così, lo dobbiamo accettare. Allora, salutiamo Salvo Adelfio e Giovanni Chiazzese, che giustamente ci dice la promozione e l'eccellenza sono due categorie diverse. Non so a cosa si riferisse in particolare, probabilmente l'ha scritto quando forse parlavamo Resuttana. Di Castelbuono. Quando parlavamo del Resuttana, forse.
Sì, quando parlavamo sia di Resuttana che di Casteldaccia, però mi sento di dire sempre, qualora parlasse di Resuttana e Casteldaccia, che sono due società talmente ben fondate anche a livello dirigenziale che secondo me in eccellenza ci stanno molto 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 bene. E poi apprezzamenti vari per mister Mirko Spataro, salutiamo Paolo Pirrone, salutiamo Vincenzo Virga, Mauro Gagliano che saluta affettuosamente Mirko Spataro, Gigi Prestigiacomo che giustamente sottolinea quello che abbiamo detto poco fa, periodo Covid, ragazzi positivi nel Mazzara 12, la Coppa che ha rallentato l'andamento in campionato di questo Mazzara, che io appunto l'ho visti, sono una squadra che secondo me merita di più e secondo me per dare un senso a questo campionato devono fare di tutto per arrivare nella parte sinistra della classifica. Poi, anche perché con me devono incontrare l'ultimo il CUS. Esatto, bravo, esatto, soprattutto l'ultimo. Poi no, ha dimostrato in Mazzara di giocarsi le partite con tutti, perché poteva anche benissimo fare giocare i giovani contro il Cassetto e Mima. Invece questo campionato di questa eccellenza di quest'anno mi sta piacendo appunto per questo motivo, nessuno regala niente, c'è molta lealtà. Giovan Battista Di Nervi appunto non si dà pace per questo regolamento della terza categoria, perché giustamente lo coinvolge direttamente essendo stati tolti 6 punti al Campo Reale, che adesso ha avuto rimessa in gioco la promozione diretta in seconda categoria. Giovanni Geraci saluta mister Spataro, ci saluta Salvo Spina, al quale noi ci accodiamo facendo un augurio di pronta guarigione alla moglie del nostro carissimo amico Tony Sgarlata. È vero, auguroni di cuore alla famiglia Sgarlata, un abbraccio Tony. Poi, salutiamo Paolo Calafiore e Alessandro Brocco, e arriva un messaggio al direttore Gigi Prestigiacomo che io mi accodo, e che dice che questo Resuttana in questo campionato di eccellenza sicuramente arriverebbe tra le prime 8. Assolutamente sì, cioè sicuro. Forse anche qualcosina in più, consentitemi. Mirko, che ne pensi? Forse anche qualcosina in più. No, io l'ho detto poco fa, per me il Resuttana è una squadra già così per com'è, che in eccellenza può fare faville. Ho visto una squadra organizzata, una squadra che gioca molto bene, ha degli interpreti veramente importanti, dove ci sono delle qualità che in Serie D, per esempio Nonigro farebbe benissimo, no? Gian Piero, se gli togli 2 o 3 anni in Serie D ancora potrebbe fare tantissimi gol, quindi ho una squadra che tranquillamente con qualche ditocchino dirà la sua anche in eccellenza, ne sono convinto, guarda. Poi il direttore Palmeri ci fa un piccolo appunto di calcio giovanile, dove la Juniores del Casteldaccia è ancora prima in classifica, avendo vinto 3-2 fuori casa a Gangi, una partita ho letto oggi pomeriggio abbastanza rocambolesca, che il Casteldaccia ha vinto a tempo quasi scaduto in 8 contro 11. E salutiamo Loretta. Una guerra. Salutiamo il presidente del Ficarazzi che ci saluta tutti affettuosamente e dà un grande in bocca al lupo, viva il lupo, per l'avventura politica del nostro direttore Talluto, sulla quale ci concentreremo fra un po' di giorni. Incrociamo le dita. No, Andrea, già noi siamo concentrati veramente. Andrea Guagliardo salutiamo anche Giorgio Petta, ben arrivato. E per quanto riguarda il discorso sull'andamento che potrebbe avere da fantacalcio, perché possiamo soltanto immaginare, del Resuttana e campionato di eccellenza, giustamente Andrea Guagliardo dice non esageriamo, gli avversari sono diversi. Io onestamente, ragazzi, non mi sento di esagerare, per me il Resuttana è no, secondo me no Carmelo, secondo me ha ragione, perché ogni categoria ha la sua, al di là che il Resuttana secondo me anche in questo campionato di eccellenza può fare benissimo, però è giusto che comunque ogni categoria ha i suoi giocatori, perché comunque se vai a pensare che
qualche giocatore del Resultana, l'Eccellenza l'ha fatto pochissime volte, non la maggior parte, ma qualche, sì. ha ragione Guagliardo, però io sono sempre dal parere come lo è Gigi Persigiacomo, come lo è Mirko, per me nelle prime otto il Resultana può arrivare tranquillamente, però dobbiamo anche rispettare i telespettatori e dire che comunque... Ma più che altro sai cosa ti dico io? Qualche fattore campo. Noi lo facciamo per amore, perché comunque conosciamo tutti i giocatori del Resultana, conosciamo i dirigenti, conosciamo la presidenza, conosciamo come hanno lavorato in questi anni e sappiamo che se li mettiamo nel campionato di Eccellenza potrebbero fare anche benissimo. Però è giusto che comunque passi questo messaggio, che ogni categoria ha le sue squadre. Secondo me il Resultana, come ha detto poco fa Mirko, con qualche ritocco in Eccellenza potrebbe fare benissimo, ma con questa squadra potrebbe trovare qualche difficoltà. Esatto. Io volevo sottolineare un aspetto, perché me lo diceva oggi giustamente, come stai dicendo tu direttore, salutiamo Maurizio Crispiniano che è appena intervenuto. Ciao Maurizio. Dice che il Resultana è vero che incontrerà avversari diversi, ma come dicevamo poc'anzi ha una dirigenza che programma talmente bene nei minimi dettagli che comunque ci si aspetta bene da loro nel prossimo campionato. Ci segue qualche altro, Carmelo? Qualche altro messaggio? Salutiamo il grande Totò Borghese. Ciao Totò. Anche lui dovrà affrontare una bella avventura nella nostra Palermo, un'avventura politica, quindi in bocca al lupo per la tua candidatura, Totò. Veramente di cuore. Continua, Carmelo. No, va bene così. No, io volevo fare una domanda a Mirko, perché il maestro Quartuccio, che oggi ci siamo visti come del resto ogni giorno, mi diceva, dice, falla questa domanda a Mirko Spataro a proposito, ecco, delle juniores, che tu tra l'altro, Carmelo, sei un veterano in questo, perché io ricordo quella bella juniores che tu hai avuto due belle juniores a Castelbuono qualche anno fa, che veramente hanno destato, ecco, sorpresa un po' a tutti. E dico, queste juniores potrebbero, che in realtà, caro Mirko, da una parte sono sottovalutate, perché a volte quando si gioca una partita di calcio ci si presenta in 6-7 persone e poi dopo 20 minuti l'arbitro è costretto a interrompere la partita perché fanno finta o magari qualcuno si infortuna, e quindi diciamo che, ecco, lo spessore di un campionato juniores si guasta, ecco. Ma secondo te, Mirko, occorrerebbero delle regole particolari che la federazione, ecco, dovrebbe anche dare, per dare una regolata a questi campionati, perché poi le juniores potrebbero fare anche le fortune della prima squadra, specie in un periodo drammatico come questo, come quello del Covid, quando ad esempio la domenica ti vengono a mancare diversi calciatori e tu puoi andare ad attingere dalla fonte juniores. Ecco, Enzo Palmieri, ecco, giustamente si vanta che ha una bella juniores prima in classifica, e io penso che tutti dovrebbero fare come fa Enzo Palmieri, di curarsi di questi ragazzi. Insomma, che ci dici tu in merito, Mirko? Allora, nel merito ci sarebbero tantissime cose da dire, perché purtroppo noi abbiamo un format antichissimo che parte, noi pensiamo il calcio come lo pensavano praticamente i nostri antenati 50 anni fa, 40 anni fa o 30 anni fa. Non ci siamo mai evoluti nel calcio, non ci siamo mai evoluti nella comunicazione, non ci siamo mai evoluti nei modi di fare, nei pensieri, nelle strategie, nella tecnologia, e così anche la federazione non si è mai evoluta a dare un format diverso a questa unione, se no. Innanzitutto è complicatissimo una unione si farla giocare alle 2:30 in vari paesi, quando ci sono ragazzi che ancora vanno a scuola, e quindi dovrebbero posticipare un attimino le partite in un orario un pochettino alle 5, alle 6, quello che sia. Però poi andiamo a trovare delle strutture dove non c'è la luce, e quindi c'è un altro grandissimo problema. Poi per quanto riguarda le unioni, ci siamo anche noi mister in un pochettino che questa cosa non la curiamo bene, perché il primo io quando allenavo a Collesano non quasi mai mandavo
i migliori della prima squadra che ancora erano under a fare l'under 18, perché avevamo paura, avevamo questo pensiero che si potesse fare male il ragazzo e poi non c'ero detto come avevamo la domenica, no. Invece questa è una cosa che noi dobbiamo eliminare, i ragazzi devono andare a giocare, possono fare più partite durante la settimana e il problema non si pone. E questa è una seconda cosa. Terza ipotesi è che è la federazione che ti impone a non credere a questo campionato, perché non ti dà nessuno stimolo, non ti dà nessuna motivazione, non ti dà, cioè, ti deve un attimino invogliare la federazione a vincere un campionato o comunque investire a un campionato degli juniores. Invece è come se passano un dimenticatore, è come se fosse un campionato amatoriale, non ha nessuna appeal, non... ci sono delle situazioni che devono essere cambiate, ma tutto parte dalla federazione e poi a scendere alla dirigenza e da noi. Ci sono moltissime società che fanno questa categoria solo perché sono obbligati a farla, altrimenti nessuno, la metà delle società non la farebbe completamente. Quindi già parte dal pensiero delle società che la Juniores non è una prospettiva valida. Figurati cosa gliene potrebbe importare una federazione, se già sono tutti i presidenti che gli sta quasi quasi antipatica andare a pagare un'iscrizione 1000 euro, 500 euro, comunque andare a formare 20 ragazzi da portare in giro e spendere soldi. Quindi parte sempre da noi, direttore. Quindi tu pensi, Mirko, che bisognerebbe cambiare la forma mentis calcistica delle società in questo? Abbiamo una cultura ormai demota, ma non lo dico io, lo dico nei fatti, no? Non sono io a dirlo. Non abbiamo mai cambiato una regola da 50 anni adesso, no? Non abbiamo mai cambiato la comunicazione. Noi allenatori per primi, no, non siamo mai esigenti con le società, ci accontentiamo di poco e di niente, non parlo a livello economico, ma parlo a livello organizzativo, non chiediamo mai una cosa a livello organizzativo, ma piuttosto chiediamo un giocatore in più, e invece ci sono tantissimi altri aspetti che devono essere curati, no? E adesso per esempio ci sono tantissime figure che all'interno di una società di calcio dovrebbero essere inserite. Invece noi non li chiediamo, perché per noi pensiamo ancora come si pensava 50 anni fa. Per noi da qualche anno che abbiamo inserito il preparatore atletico, penso un po', no? Mentre in altre nazioni il preparatore atletico già è nato almeno 30 anni, 40 anni fa, no? Dal prossimo anno sarà obbligatorio in panchina. Da poco, adesso dal prossimo anno stiamo inserendo la figura del preparatore dei portieri. Mentre prima il preparatore dei portieri lo faceva uno qualunque, si metteva a letto e tirava due tiri, no? Siamo molto lenti nel innovare quella che è la nostra cultura, e l'Under 18 fa parte di una cultura sbagliata che purtroppo ancora oggi ce la portiamo dietro, una zavoda, no? Se penso, scusatemi se parlo così, magari mi creo pure tantissime antipatie dei miei colleghi, no? Se io penso che molti allenatori, no? Quando parlano di una partita a fine gara parlano solamente di arbitro, parlano solamente di motivazioni e parlano solamente di occasioni gol, ma non vanno mai all'interno della partita e vanno a leggere la partita, del programma partita, del discorso tattico, perché ha fatto questa cosa, se ne doveva fare un altro, il cambio. Si parla sempre allo stesso modo da 30 [S2] Esatto. [S1] Anni, 40 anni, e quindi ci portiamo sempre dietro quella che è una cultura, secondo me, sbagliata. Probabilmente era giusta tantissimi anni fa, ma oggi deve essere assolutamente cambiata. C'è una figura per me molto importante all'interno del calcio che si può avere anche nei dilettanti, no? È l'inserimento della tecnologia, che è match analysis. Per molti può sembrare banale, può essere presuntuosa, ma vi posso dire che avere un tattico all'interno della squadra dice: ma come, in promozione? È in promozione, dicono, ormai la tecnologia costa pochissimo, no? Comprate una videocamera ti può costare pure 40 euro, no? Ti vai a comprare un programma per analizzare le partite, ti costa 200-300 euro l'anno, magari non sarà professionale, ma quantomeno ti aiuta. Solo che noi non ci vogliamo di innovare,
abbiamo nei pensieri, pensiamo sempre, se facciamo questa cosa ci prendono per presuntuosi, o forse siamo incapaci, no? Magari molti sono incapaci, ma molti non si vogliono migliorare. Io ero uno di quelli che con la tecnologia ce l'ho litigato, però ho avuto la presunzione di insistere nella tecnologia, e oggi mi ritrovo a usarla in qualsiasi campionato, che sia della scuola calcio, che sia negli allievi, che sia nei giovanissimi, che sia nella prima squadra, perché secondo me è importantissima, ti dà quelle nozioni, dà quei numeri e ti dà quella visione se stai facendo bene o stai facendo male. Per esempio, no, io faccio un esempio, io praticamente in una scuola calcio nelle Madonie ho fatto alcune riprese, ma non per farli vedere i bambini, per rivederli io, se sbagliavo io in qualcosa, in cosa dovevano migliorare i bambini. Molti di noi invece non ce l'hanno questa tecnica, no? Ti potrei fare tantissimi, potrei farti tantissimi esempi, no? Un esempio che io magari alcune esercitazioni li prendo all'inizio della stagione, poi quando sta per finire a metà stagione faccio le stesse riprese con le stesse esercitazioni per vedere se sono migliorate, e così li faccio alla fine, per vedere comunque negli step, nel processo della stagione, se ci sono miglioramenti. Invece dico, magari ce l'abbiamo solamente il 10%, il 90% in questo si deve migliorare, come si deve migliorare, ripeto, sia nella comunicazione, ok, fuori il campo, ma nella comunicazione dentro il campo con i ragazzi. Non tutti possono assimilare la parte dell'allenamento detto in un determinato modo. Magari ci sono ragazzi che lo vogliono detto in una maniera totalmente diversa, e noi questo lo dobbiamo sapere, dobbiamo essere bravi, no? Dobbiamo essere bravi a comunicare con la società, a fargli capire che comunque alcune figure sono importanti, ma è importante l'organizzazione della società. A volte è meglio prendere un giocatore in meno, ma avere un'organizzazione che ti porta quei punti in più, no? Cioè, noi non possiamo pensare come pensavano tanti anni fa, che ce ne andiamo a fare 100 chilometri, no? Magari andiamo a allenare a Ganci, ci facciamo 100 chilometri, arriviamo lì e troviamo solamente il custode con 5-6 ragazzi. Perché c'è brutto tempo e il campo pieno d'acqua e non ci possiamo allenare. Ma questa è una cosa che già la sai ad agosto, quindi già tu ad agosto devi sapere che a novembre c'è il campo che va, e quindi già dobbiamo avere questo aspetto pure organizzato. Ho detto uno delle tante, no? E quindi siamo noi che dobbiamo chiedere di più alle società. Carmelo, arrivano anche altri messaggi. Io non vi dico, arrivano anche altri messaggi. Sì, vabbè, ora te no, io non ti dico cosa mi è successo nei miei campionati juniores. L'unica cosa che posso dire, come dice giustamente mister Spataro, è che non c'è programmazione, non c'è voglia. Basti pensare che da un paio d'anni c'è stato l'obbligo di inserire una juniores o una prima squadra affinché le scuole calcio non potessero perdere il famoso premio di preparazione. E quindi adesso si ritrovano dei campionati di under 19 più corposi. Per quanto appunto diceva mister Spataro, io sarei propenso ad avere, per chi lo vuole realmente fare e ne ha la potenzialità di avere una scuola calcio ben fornita, un campionato under 19 proprio che si giochi nel fine settimana, il sabato, la domenica. Ti posso interrompere un attimo, siccome ho letto un commento che mi viene detto che comunque senza struttura è impossibile giocare il salale con l'under 18. In effetti è vero così, però anche qui c'è la soluzione, no? Se la federazione sa che ci sono 3-4 campi in tutta la provincia di Palermo, o comunque in tutta la Sicilia ci sono 4 campi che dispongono della luce, i campionati si fanno solo in quei 4 campi. Quindi chi gioca dentro, chi gioca fuori non c'è, ma dobbiamo dare un senso a questo juniores, la dobbiamo dare un senso, cioè non possiamo continuare a portare 6-7 ragazzi, umiliarli, fargli fare 100 chilometri, portarli a Geraci, arrivare lì, fare 5 minuti e poi scendere da Geraci, non è costruttivo, non è una cosa che funziona così. Prendono due campi di riferimento e il campionato si farà solamente in quei campi. Stop. Cioè, secondo me,
qua appunto, come diceva lo zio Enzo Palmeri, ci parlava della partita di oggi della sua Juniore. Noi non entriamo nei metodi degli arbitri, come diciamo, l'importante è vincere. Qualcuno ci dice anche penalizzare la prima squadra. Penalizzare la prima squadra è riduttivo, cioè tu stesso, società che fai delle figure barbine, già ti stai penalizzando agli occhi della gente, secondo il mio parere. No, Palmeri, cioè, invece non è riduttivo. Io sono sempre convinto che se tu vai a colpire dove i presidenti interessa certo. di più, che sono le prime squadre, ti faccio vedere poi come fanno bene la Unions, perché non è possibile che io prendo il caso di Alcamo, che non c'è una Unions da 6-7 settimane. Non è giusto. Sì. Cioè tu non certo. dai nemmeno che ne so, un completino ai ragazzi per andare a fare allenamento, o comunque una tuta per andare con la squadra. Devono andare ognuno vestito con i propri jeans o tuta. Ci vuole programmazione, ragazzi. Cioè, io certo, sono arrivato ad Alcamo, che sembravamo la rappresentativa. Sì. In 15 giorni gli ho fatto prendere 30 kit, palloni, cinesini, casacche. Non puoi pensare tu, allenatore, a tutte queste cose. Sì, certo. Cioè, poi va a finire che pensi a queste cose e puoi dare di meno dentro il campo con i giocatori. È normale questa cosa. Perché se tu vai a penalizzare le prime squadre, ti faccio vedere come diventa pure una Juniores importante. Certo. Concordo con il discorso di Pietro, concordo in pieno col discorso di Pietro Tarantino. E allora, però, per esigenze di tempo, perché ormai abbiamo, no, ragazzi miei, scusatemi, stiamo forando come orario e dobbiamo anche allora, parlare della... continuiamo qua con i messaggi. Salutiamo, sì, qualche messaggino, Carmelo, perché dobbiamo anche parlare della promozione del Gerace e poi chiudere, non abbiamo più tempo. Ringraziando sempre il nostro mitico regista. Poc'anzi Spataro ha detto la cosa giusta, il calcio è cambiato anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico, e dal punto di vista tecnologico, se non avessimo noi di Reunion il nostro mitico regista Domenico Ficano, chissà dove saremmo. Quindi grazie sempre Domenico della tua cortesia e della tua professionalità e di tutto lo staff di Reunion. Allora Carmelo, qualche messaggio e poi parliamo del Geraci. Salutiamo ovviamente la presidentissima del città di Casteldaccia, Angela Benforte, il futuro sindaco di Ficarazzi, Giovanni Giallombardo. Salutiamo Antonio Leggio. Ovviamente qua ci dicono forza Peppino Talluto, alla grande. Enzo Palmeri ci diceva che lui, come facevo io comunque, tutti gli under della prima squadra vanno a giocare nella Juniores. Però io preferirei ancora di più che ci sia una Juniores formata da ragazzi della Juniores che tutto l'anno si allenano bene per un percorso di crescita e che sia un serbatoio per la prima squadra, e lo sarebbe ancora più bello. Poi, Tarantino, allora Mineo raggiunge la promozione, pregherei la nostra regia di fare partire l'intervista a Marco Mineo, fatta nel post partita di Geraci per Gialia Soprana, grande doppietta di Velarchi. Che stagione è stata e a chi dedica questa vittoria? Ma intanto è stata una stagione secondo me trionfante, perché quando non perdi neanche una partita in un girone così complicato con tanti derby è trionfante. Dedico questa vittoria a tutto l'ambiente Geraci e... Dal primo momento, quando Ivano con Luigi Go, come hanno chiamato, io non ho esitato a dire subito sì, perché sapevo che era la piazza giusta ed è per me un onore allenare una squadra di questa. Poi vincere è sempre bello e ci godiamo questo momento, ma vi ripeto, non è stato facile e credo che un merito vada a questi ragazzi meravigliosi che oggi concludono praticamente il campionato da imbattuti e secondo me meritano il trionfo e meritano i complimenti. È una squadra che possiamo lavorare per il futuro e possiamo farla crescere. Io voglio rimanere a Geraci, se ci sono le condizioni rimango a Geraci volentieri, sto bene, ci sono delle persone meravigliose, mi hanno trattato sempre bene, come uno di famiglia, per me non ci sono problemi, poi ovviamente tutto lo decideremo a bocce ferme, dico, speriamo che il presidente Giaconi sia della stessa opinione, dico, perché io sono d'accordo.
Mercoledì c'è la Coppa, quindi andrete a Villarosa. Mercoledì l'abbiamo detto, c'è un altro, abbiamo un altro sogno nel cassetto, che è quello di fare bene anche in Coppa, e quindi cercheremo di fare il massimo anche lì, cercando di continuare il percorso che stiamo facendo. Non sarà facile, il Villarosa sarà più affamato, però noi speriamo di non festeggiare troppo e mercoledì di andare a fare questo, questo ritorno nel miglior modo possibile. Complimenti. Presidente, complimenti anche a lei, una vittoria meritatissima, stagione da, da incorniciare. Che campionato è stato? È stato un campionato bello, avvincente, al di là della parentesi che si è fermato nel mese di gennaio, al di là della parentesi che, come le, ti dicevo l'altra volta, questo allungamento, apertura di svincolo di giocatori che è durato 3 mesi, sembrava che avevamo 2 o 3 campionati nello stesso campionato, ma alla fine quello che abbiamo costruito e abbiamo seminato, grazie ai ragazzi, la dirigenza, il mister e tutti i giocatori, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, c'erano tante squadre che hanno speso più di noi, però l'organizzazione e il gruppo paga sempre il lavoro. Sicuramente voglio fare un plauso a Capitano, voglio fare un plauso a Pecoraro, voglio fare un plauso a tutti i ragazzi, a Velardi soprattutto, perché Velardi giocava in eccellenza e è venuto a darci una mano per vincere il campionato di prima categoria, e come si è visto anche oggi fa la differenza, perché fa la differenza, non è un giocatore di questa categoria. Io le dico sempre grazie, perché non è facile accettare dall'eccellenza venire a giocare in prima categoria, e non è facile calarsi in questo campionato che è stato veramente un campionato combattuto sino all'ultima giornata. Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione? Ma gli obiettivi prima della prossima stagione, noi abbiamo la Coppa e ci teniamo tantissimo, ci tengono pure i ragazzi, ci tiene il mister, ci tiene la dirigenza, ci tiene pure la comunità. Gli obiettivi sicuramente sono ambiziosi, fare una bella squadra, speriamo di tornare nel nostro campo di Geraggi, perché voglio fare un plauso all'amministrazione, ha fatto una bellissima struttura che merita una squadra competitiva, merita una squadra di promozione per poter stare nei posti alti della classifica. Sicuramente non ci fasciamo la testa a fare proclami da inizio stagione, attrezzeremo una bellissima squadra per fare un campionato per come siamo abituati a fare noi. Quindi verrà riconfermato lo staff del tecnico Marco Mineo? Ti dico la verità, non mi dispiace, abbiamo fatto una cena, io già ho dato i pronostici, perché io voglio riconfermare, non è uso della Cigeraggi, perché noi in 7-8 anni abbiamo cambiato 8 allenatori, abbiamo cambiato tantissimi giocatori, ma questo gruppo mi piace, con pochi innesti secondo me merita di poter andare a fare la promozione. Da parte della società non ci saranno tanti sconvolgimenti, sicuramente non si deciderà oggi, ma come ti dicevo in una cena, l'ho detto poi pubblicamente ai ragazzi e pure al mister, quale potrebbero essere le intenzioni del Geraggi. Auguroni, complimentoni. Allora Mirko, Marco Mineo, il Mourinho del calcio siciliano. Vabbè, i numeri parlano a favore suo, non c'è alcun dubbio che ha semeritato il campionato e non perdono la partita in qualsiasi campionato. Credimi che è qualcosa veramente difficilissimo, è quasi impossibile. Sicuramente è stato aiutato moltissimo la società, perché è una società sana, una società seria, che al di là che veramente paga tutti in maniera puntuale, ma è una società che sta vicino a ogni singolo giocatore, da un supporto morale, da un supporto d'aiuto a chiunque ne abbia di bisogno. Quindi questo fa sì che fa sentire i ragazzi al sicuro, li fa sentire protetti, ed è una strategia che li fa vendere i giocatori al meglio. Marco Mineo è un allenatore che in queste categorie è sicuramente uno dei migliori e lo ha dimostrato in questi anni. Spero che il presidente Francesco Giaconia, nel quale lo saluto perché lo conosco abbastanza bene, e gli dia un'altra possibilità, che è il campionato di promozione, e dia un'altra possibilità a tutto il gruppo, perché è un gruppo veramente coeso, un gruppo avvincente, che si vuole bene e sono abbastanza uniti. E così, come ho detto per il De Suttana, il Geraci con qualche innesto può dire
può dire la sua in un campionato di promozione. Se poi il presidente mi parla che tra il prossimo anno, a quanto pare, quasi sicuramente gli daranno la possibilità di avere il campo di Geraci, lì sarà dura per tutti, perché la comunità di Geraci è abbastanza calorosa come pubblico e ci vanno veramente in tanti. Io ho fatto un anno lì e non c'è mai stata una partita dove la tribuna di Fasano era piena, sempre e comunque, sia quando si vinceva che quando non si vinceva, e quindi questo ti dà uno stimolo e io ti ho battuto, un aiuto in più. Ti devo dire, tu sul campo mi hai battuto, quello è una cosa oggettiva, anche se dobbiamo analizzare la partita, vabbè. Perché mi devo difendere qua, mister, mi devi scusare. nel piano del gioco siamo stati superiori, poi è vero. Sei giocato ad esperienza con Giampiero, con Marco, e lì ho alzato le mani, bandiera bianca, ho detto va, su quei gol non ci potevo fare niente, né io né i ragazzi. Posso fare allora una domanda a Pietro e chiudiamo la trasmissione? Io penso, c'è un qualcosina, caro Pietro, che mi fa dire che un nostro carissimo amico che abbiamo in comune e che ha fatto calcio ad alti livelli a Caccamo, e che ricordiamo col tuo Caccamo, io mi riferisco al cavaliere Enzo Cammino, potrebbe in divenire ritornare a fare calcio ad alti livelli. Tu che ne pensi, Pietro? Ma sicuramente non si può stare fuori dal calcio. No, sicuramente la voglia c'è di fare calcio via a Caccamo, però è pur vero, io l'ho sentito a lui sabato, è pur vero che se non gli mette quel famoso tappeto verde lui non rientrerà mai a fare calcio, perché già la struttura è tutta fatta, gli spalti, gli spogliatoi nuovi, hanno fatto tutto a Caccamo. Manca solo l'ultimo tassello, che è quello molto ma molto importante, quello del campo. Se l'amministrazione gli dice che comunque il campo è pronto ad agosto, a settembre, lui sicuramente rientrerà nel calcio dilettantistico e da protagonista, perché non è uno che comunque gli piace fare calcio tanto per farlo. Se lo fa, lo deve fare bene, come lo hanno fatto quest'anno a Geraci, che hanno vinto il campionato meritatamente, e faccio i complimenti a Marco, io l'ho fatto oggi che siamo stati assieme, lo faccio al presidente Giaconia, a Luigi Coco, a Ivano Vetere, a tutti i ragazzi, e soprattutto a Claudio Velardi, che non è facile, come ha detto il presidente Giaconia, dall'eccellenza andare in prima categoria e stravolgere tutte le cose. Lui ha fatto bene a cambiare aria, andare via a Geraci, anche perché già c'è stato e sa come lavora la società, è andato a vincere un campionato meritatissimo e adesso hanno questa coppa che, comunque, parlandoci con Marco, ci tengono anche tantissimo, mi auguro che la vincono. Ritornando al discorso di Enzo Cammino, sì, è uno di quelli che vuole fare il calcio seriamente. Se il sindaco gli fa il campo, lui è pronto a ricominciare. Carmelo, a proposito di prima categoria, e chiudiamo, il nostro mitico presidente e amicone Bastiano ce la fa a raggiungere i playoff e possibilmente Bastiano a vincere? Domenica ha perso, rischia no, di... hanno pareggiato 0-0. Sì, ma ha pareggiato con l'ultimo in classifica, quindi è, diciamo, mezza sconfitta. E non gli hanno dato un rigore netto alla Turris, ragazzi, rigore netto per la Turris, non gliel'hanno dato, vergogna. Rischia di non farli, magari li fa, però non è più accreditata alla vittoria finale dei playoff. Tra l'altro c'è stato un coinvolgimento di panchine, non c'è più Mantegna ma c'è Giuseppe Marino. Quindi diciamo che
L'aria che tira non è delle migliori, speravamo di meglio per questo calcio del Dacia quest'anno. Questo campionato stanno giocando fino alla fine Accademia Trapani e Carenza. Le altre, però sabato ce li abbiamo azzeccati. Gli altri due posti ce li abbiamo azzeccati, a spregerarci. Sì, dico Carmelo, sabato c'è una partitissima però, perché l'Accademia Trapani va a fare visita a Castel Dacia, quindi diciamo a Marineo. Diciamo che una delle ultime partite da dentro o fuori, loro si stanno giocando il tutto per tutto per fare i playoff, perché al momento sono fuori dalla griglia per i playoff per un punto, a scapito del Petrosino Marsala. L'Accademia Trapani penso che se vuole vincere il campionato debba andare a vincere a Marineo contro il Città di Castel Dacia, quindi sarà una bella partita, ci sono tante motivazioni da entrambe le parti. E allora in bocca al lupo alla famiglia Benforte, perché vogliamo vedere anche il glorioso Città di Castel Dacia in categorie che certamente con la prima non c'entrano nulla. E allora, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, il tempo purtroppo è tiranno, nonostante diciamo tutto abbiamo fatto un'ora e mezza come sempre della nostra mitica reunion al bar, grazie ai nostri spettatori telematici che ci hanno seguito in massa come sempre, grazie a Mirko Spataro per la sua gentilezza e per la sua partecipazione. Grazie, ci auguriamo di vederci nelle prossime puntate, caro Mirko, di Reunion con al Bar. In bocca al lupo per il tuo futuro. Pietro, noi ci vediamo in questi giorni perché abbiamo tanto da fare insieme, da costruire. E niente, Carmelo, tu ci vediamo sempre nei prossimi giorni perché abbiamo pure tanto da fare, da costruire. Esatto. E comunque, e allora salutiamo tutti con il nostro motto: viva il calcio di Sicilia e alla prossima, viva Reunion al Bar. Ciao ragazzi, un saluto a tutti e grazie a voi.